Diamo la buona serata all'avvocato Paola Pezzali. Ben trovata, avvocato, intanto. Grazie, grazie Massimo. Buonasera Massimiliano, buona serata. Allora, smart working. Beh, il nostro collegamento doveva basarsi proprio esclusivamente sullo smart working. Però se non vuoi, però più che altro che ormai i tempi si sono già accelerati, perché di giorno in giorno è come se vivessimo un mese, no? Ogni giorno. Vuoi nell'attesa, vuoi nella speranza che le cose si risolvano, invece le cose stanno sempre più peggiorando, tanto che a grandi passi stiamo andando verso un secondo lockdown in questo paese, certo, a distanza di soli 4-5 mesi. Cosa significherebbe un nuovo lockdown? Paralisi totale del mondo della giustizia. Ma attenzione, perché anche lo smart working al 70-80%, l'ipotesi che circola, addirittura ci sarebbero ipotesi anche di smart working al 100%, significherebbe uguale paralisi della giustizia, perché nella prima chiusura globale del paese, quindi dei tribunali, tanti cancellieri che erano messi a casa forzatamente al lavoro non avevano però il collegamento a causa della privacy con il tribunale, il che significa non potevano svolgere il proprio lavoro. Quindi lockdown sarebbe paralisi e tracollo della macchina della giustizia, del mondo della giustizia, oltre che del sistema paese. Ma anche uno smart working al 70% non potrebbe lasciarci dormire sonni tranquilli, anzi. Assolutamente no. Diciamo che in questo momento, con l'ultimo DPCM sulla pubblica amministrazione, lo smart working è previsto al 50%, con l'obbligo in capo alla dirigenza di organizzare quelle che sono le modalità di svolgimento delle prestazioni in alternanza tra lavoro in presenza e lavoro in smart working. Quello che va detto molto chiaramente è che quello che noi viviamo oggi non è lo smart working, quello che noi viviamo oggi è un emergency work, cioè un lavoro di tipo emergenziale a fronte di una situazione pandemica. Tant'è che, a differenza di quello che prevede la normativa in materia di smart working, la possibilità di accedere a questa forma di svolgimento dell'attività lavorativa avviene senza alcun accordo con quelle che sono le parti sindacali e direttamente da parte, diciamo così, da parte del datore di lavoro. È un'esigenza che in questo momento è ovviamente necessaria, data la situazione in cui ci troviamo. E è una situazione chiaramente della quale non possiamo che prendere atto. È evidente che però nel settore della pubblica amministrazione e in particolar modo in quello che è il settore della giustizia, che tratta dati sensibili, il lavoro emergenziale, l'emergency work sotto forma di smart working, evidentemente non ha funzionato. Non ha funzionato perché, come lei ha detto bene prima, non hanno la possibilità i dipendenti che lavorano da casa di accedere a quelli che sono gli strumenti di lavoro, e quindi non hanno la possibilità, facciamo l'esempio in quello che è il processo di tipo civile, di scaricare le PEC, gli arrivi, eccetera, con un enorme chiaramente ritardo e con delle grandissime difficoltà per tutti coloro che lavorano nel settore della giustizia, senza dimenticare che la giustizia, oltre a essere fondamentale per un paese, quota un valore importante di PIL. Io quello che penso e che ho detto anche in altre circostanze durante le riunioni dell'organismo congressuale forense di cui sono componente è che in un momento di difficoltà è necessario mettere in campo quelli che sono tutti gli strumenti di cui noi oggi possiamo disporre. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo utilizzare lo smart working, gli strumenti del processo telematico, la possibilità di avere trattazioni scritte o trattazioni delle udienze da remoto, ma è anche vero che noi dovremo immaginare, cosa che non stiamo facendo, lo svolgimento dell'attività lavorativa, evidentemente in questa fase emergenziale, con lo sviluppo delle modalità che non preveda i tempi ai quali noi siamo abituati, ma un allungamento di questa tempistica. Noi dovremmo immaginare che le nostre attività giudiziarie si possano svolgere non dalle 8 alle 2, alle 14 a cui siamo solitamente abituati, ma avere la possibilità di svolgerle dalle 8 di mattina alle 20 di sera, con una rotazione in mattina, pomeriggio e smart working, e quindi con una rotazione costante, chiaramente garantendo al tempo stesso le esigenze della giustizia e le esigenze di salute
di tutti coloro che operano nel settore giustizia, siano essi magistrati, siano essi personale di cancelleria, siano essi ovviamente avvocati. Questo vorrebbe dire poter garantire, al di là delle trattazioni scritte dove non è necessaria la presenza, la possibilità di utilizzare le udienze da remoto, dove non è necessaria che vi sia in presenza l'avvocato o la parte, e utilizzare le udienze in presenza solo per quei casi residuali in cui è necessario che le parti compaiano, con una sviluppo di quelli che sono gli orari che consentirebbero, se ben programmati e con questo allungamento dei tempi, di garantire anche chiaramente quelli che sono i profili della salute. Mi sembra che questo potrebbe essere uno smart working o emergency working che sia reale, ossia i dipendenti devono avere accesso al tribunale, perché altrimenti se no non si sta parlando di nulla. E poi chiaramente una maggiore flessibilità, o meglio, non una flessibilità, un allungamento dell'orario dalle 8 alle 20, chiaramente con turnazione e rotazione. Questo mi sembra piuttosto evidente. Una turnazione in mattina, una in pomeriggio e una turnazione in smart working. Anche gli accessi alle cancellerie verrebbero garantiti come sono oggi, esclusivamente tramite appuntamenti a mezzo mail. Credo che in questo modo, tenendo conto tutti della difficoltà del momento, però forse potremmo mettere insieme quelle che sono le varie necessità e provare a sorreggere quello che è il settore della giustizia in una situazione di estrema difficoltà di cui tutti ovviamente ci rendiamo conto. Anche perché il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, non più tardi dei giorni fa, Gian Domenico Cheiazza, l'allarme l'ha lanciato. È una corsa contro il tempo per evitare la chiusura dei tribunali. Però se non con buona volontà e concertazione si mettono, come lei diceva, in campo delle soluzioni e non si agitino e divampino le polemiche, è chiaro che se la situazione è così, è di muro contro muro, diventa impossibile. Mi chiedo anche questo: possibile che non ci sia stato un piano alternativo, un piano B, questo già pensato a luglio, in caso di una seconda ondata? Perché poi è questo su cui i cittadini e anche i professionisti stanno riflettendo e si chiedono: perché non è stato pensato e ci pensiamo solo in una fase in cui l'emergenza ci sta di nuovo travolgendo? Ecco, sembrerebbe questa una risposta. Questa è una risposta che io, come dire, ho difficoltà a darle. Quello che posso dire è che noi siamo un paese purtroppo abituato a lavorare sull'emergenza e invece dovremmo lavorare sulla prevenzione. Quindi sapere che possono accadere situazioni di questo tipo, che ci poteva essere questa seconda ondata, e quindi organizzare attraverso quelle che sono le esperienze che noi avevamo fatto quelli che sono i nuovi strumenti di cui chiaramente la giustizia si deve dotare, ma che nella previsione di quello che sarà comunque un futuro sicuramente digitale la giustizia si deve comunque dotare, perché il futuro sarà comunque diverso a prescindere dalla pandemia, perché abbiamo verificato che alcuni strumenti sono utili. Le udienze da remoto, certo, udienze si possono tenere da remoto, tranquillamente, assolutamente per alcuni settori, io questo tengo a precisarlo, per alcuni settori, certo, per alcuni settori, certo, non è il settore penale, e quindi però per alcuni settori sarebbe necessario ripensare ad una giustizia digitale. Questo potrebbe consentire anche di avere anche più spazi per quei settori che invece hanno comunque necessità di essere in presenza, fermo restando che è importante che ci siano le risorse. Quindi le risorse vuol dire personale di cancelleria, vuol dire magistrati, perché noi avvocati siamo tanti, no? Come risorse ne abbiamo parecchie, il settore della giustizia a livello di personale è carente, come è carente a livello chiaramente di magistratura. Quindi questo è la prima cosa sulla quale bisognerebbe riflettere insieme alla digitalizzazione. Sì, anche perché in questo paese ci hanno abituato a lavorare solo nelle fasi emergenziali, così come a fare le cosiddette nozze con i fichi secchi. Insomma, il discorso è questo: se si vuol dare qualità bisogna investire, e investire nel pubblico, investire sul numero dei magistrati, aumentandoli, investire sugli addetti alle cancellerie e gli assistenti giudiziari, aumentandoli. Guardi, soltanto ieri parlavamo con il comitato degli idonei assistenti giudiziari, che finalmente la graduatoria si è andata ad esaurire, ma erano 333
gli ultimi rimasti su tutto il territorio nazionale. Lei sa benissimo e capisce benissimo che è un numero assolutamente esiguo per non andare nemmeno ad intaccare la grande carenza endemica che ormai questo paese si porta dietro. Assolutamente, investire sugli strumenti digitali, perché voglio dire anche la strumentazione è fondamentale, bisognerebbe dotare tutto il personale, compresi i magistrati, di strumenti idonei per poter svolgere l'attività da digitale, inserire quelli che sono strumenti di certezza nell'accesso ai dati, utilizzare strumenti che garantiscono la sicurezza. C'è molto da fare, però io direi che c'è molto da fare da anni, purtroppo. C'è da fare molto da anni, purtroppo, ce lo ricordiamo solo nelle emergenze, questa è la seconda volta, ed è un po' delittuoso, francamente, me lo faccio dire, me ne assumo la responsabilità, ma un po' delittuoso perché esperienza passata e vissuta sulla propria pelle, protocollo da attuare e da mettere in campo se c'è una seconda emergenza. Sembrerebbe così logico da fare e purtroppo così logico non lo è. E qui siamo di nuovo a correre ai ripari per cercare di non chiudere i tribunali. Fa rima, è una rima baciata, ma purtroppo è la triste realtà che ci troveremo a vivere da qui a poche settimane. Anche perché ci tengo a dirlo, tutti i colleghi si sono prontamente adeguati a quello che è il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi ogni studio professionale è dotato di tutti gli strumenti, ha fatto le sanificazioni, ci sono i protocolli, quindi presso gli studi professionali si entra e si lavora in totale sicurezza. Quindi l'avvocatura ha prontamente risposto a quelle che erano le esigenze. Devo dire che anche nei tribunali, ma con modalità non sempre corrette nei confronti dell'avvocatura, che spesso viene tenuta all'esterno indipendentemente dal clima, fosse sole o pioggia, in attesa di poter entrare e di fare ingresso presso i tribunali. A volte purtroppo ci risulta anche questo da nord a sud del paese. Noi la ringraziamo, Paola Pezzali, avvocato dell'OCF, grazie, buona giornata. Grazie a voi, a presto.